Vieni dal libro di storia. Non c'è scritta, manca una parola. Perché con una ricetta di gnocchi, che stipate, sono la vergogna. Stanno parlando di solo.
Ha avuto un grande problema, ma lui. Vedere nei secoli.
dei saluti del Presidente, saluto il Sindaco e lo ringrazio per essere presente, la nostra madrina l'abbiamo salutata, saluto il Maresciallo, saluto la scrittrice Monica Lippolis. Pino Aprile è ormai di casa, è un nostro concittadino perché l'anno scorso gli abbiamo conferito la cittadinanza onoraria, quindi si sente sicuramente parte integrante della nostra comunità e noi siamo orgogliosi di averlo qui presente e di averlo come nostro concittadino. Saluto il presidente dell'Umbri provinciale, il dottor Lombardi Antonio, e siccome la serata è ancora lunga e la nostra madrina ha degli impegni, io passo subito la parola alla nostra madrina perché ci farà un suo intervento perché ha un impegno improrogabile. Prego. Sì, grazie Presidente. L'impegno improrogabile è una manifestazione civica a Benevento. Sapete che sono alunni del sindaco di Benevento e stiamo mettendo su una serie di iniziative per cui non essere lì insieme a Benevento non mi sembrerebbe una cosa opportuna, anche se devo dire che non avevo capito proprio questa grande festa itinerante che si svolge fino a stasera ai fuochi e mi sarebbe sicuramente piaciuto stare fino alla fine. Evidentemente succederà l'anno prossimo, sperando che non coincida con qualcosa in Benevento. Cosa dire? Mi ha chiamato madrina, io lo ringrazio tantissimo, era da tanto che non partecipava a un convegno perché, come ricordava il caro amico Nicola, non faccio più politica perché per una legge assurda, pur avendo riportato quasi 12.000 preferenze, io non faccio parte del Consiglio regionale, mentre invece mi siedono persone che a Napoli hanno preso 1.500 voti. Ma questo è quello che succede quando si ha una piccola provincia e quando evidentemente non avendo quei numeri tali da fare quelle attacche, come commentavamo poc'anzi Presidente, siamo sempre trattati male. Anche in questo caso io ho avuto un incidente al piede, quindi sono stata assente dal Consiglio 3 mesi, è stata cambiata la legge, togliendo la possibilità a Benevento di avere 2 rappresentanti certi, cioè uno quello che veniva votato con la maggioranza, quindi era eletto, e quello che pigliava più voti dei partiti di opposizione. Invece hanno fatto in modo che si scorporassero i seggi a Napoli e per la prima volta nella storia non c'è stato un resto, i seggi erano tutti pieni, ecco perché Benevento ha un solo rappresentante in Consiglio regionale. Ma questo è solo per dire per quale motivo poi, un po' delusa, non ho più partecipato a incontri pubblici, pur avendo avuto sempre tanti inviti, devo dire. Ho accettato quello di Nicola perché Nicola rappresenta la passione, quella passione di cui lui stesso parla nell'inaugurazione del CIPO, che ancora non hai letto, che dovrei leggere, quelli che rappresentano un po' le figure che vediamo nell'inaugurazione del CIPO, e ci porta appunto questa parola passione. Io vedo tanti giovani presenti, oltre che qualche donnina, ed è una cosa positivissima che in incontri come questi vi siano tanti giovani, perché ragazzi, il futuro è vostro, il futuro è molto incerto, però sicuramente voi dovete essere protagonisti insieme a quelli che evidentemente si impegnano in un mondo molto difficile, perché caro Nicola, partendo dal significato dell'incontro di oggi, cioè quello di commemorare delle persone che hanno creduto alla difesa del loro territorio e volevano salvaguardare gli usi, i costumi, le tradizioni, il loro territorio, quindi non volevano entrare in una mischia ed essere poi soppressi, quindi c'è stato qualcuno che si è ribellato, io sarei stata una brigante insieme a loro senza nessun dubbio, voglio dire, quando ero nell'istituzione l'ho fatto il mio ruolo di brigante tra virgolette, e che poi dico i numeri, quella è un'altra storia, fa parte della democrazia. Per cui, voglio dire, il significato di oggi quale vuole essere? Quello di non dimenticare, diceva la presa di poc'anzi, non dimenticare quello che è stato, ma anche il significato. Cioè noi siamo qui oggi, ancora a tanti anni di distanza da quel momento di una mala unità d'Italia, a ritrovarci ancora con un'Italia ancora unita, al sud che è ancora maltrattato. C'è una questione meridionale, caro sindaco, e quello l'occasione per salutarla e per ringraziarla, essendo a capo di una comunità, salutando il sindaco, saluto a tutta la comunità, una questione meridionale che non è stata ancora chiusa. Noi abbiamo 1.800.000 giovani che sono
tra quelli che non studiano, che non hanno lavoro, che non fanno nulla, che aspettano qualcosa, a fronte degli altri due terzi, noi abbiamo due terzi, l'altro terzo invece è diviso dal centro-nord e il nord. Questo significa evidentemente che abbiamo più problemi. Allora, il problema che oggi si evidenzia, immagino che questo sia il significato di questa manifestazione che si protrae negli anni, è proprio quello di non dimenticare, perché una comunità vera vuole costruire il suo futuro partendo proprio dal non dimenticare il proprio passato. Allora, io ho accettato questo invito proprio per essere accanto di Nicola, che ci crede fortemente, e non vorrei dilungarmi perché oggi è sabato sera, un po' tutti hanno degli impegni, tra l'altro avevamo inteso che il convegno era alle 6, invece era alle 19:30, e quindi vorrei dare la parola agli altri. Io come Marina mi soffermo soltanto a dire grazie Nicola, perché con la tua passione riesci a coinvolgere un paese, ed un paese che partendo da Casaldune e da Fondellandorfo dovrebbe discutere, vero sindaco, vero presidente, vero scrittrice, vero comandante, vero preside, che saluto tutti, vero signor Pino Aprile. Cioè, noi dobbiamo partire dall'idea che si deve discutere, bisogna confrontarsi, bisogna fare in modo che la politica, quella con la P maiuscola, ritorni protagonista. Non è un caso, e non è un caso, che qualche tempo fa, e non mi fate dire quanto tempo fa, qualcuno più avanti negli anni di voi sa che cosa mi sto riferendo, esisteva un sud che aveva la politica forte ed un nord che aveva un'economia forte. Esistevano i due poteri, la magistratura e la politica, che erano ampiamente indipendenti. Oggi c'è stata un'invasione e non si capisce più niente. Si sta facendo in modo che la politica sia sempre più denigrata. Amici, se finisce la politica forte non c'è futuro per nessuno, perché la politica è quella che decide sui territori. Se si finisce per globalizzare tutto e si finisce per fare il populismo, non si arriva da nessuna parte. E lo stanno dimostrando. Noi oggi non abbiamo un quadro che è veramente un quadro desolante. Un quadro desolante. Se voi pensate che di qui a qualche tempo si voterà, io non sarò candidata, quindi lo dico già adesso, capirete bene che bisogna pensare a un quadro da votare. È un quadro molto confuso. Allora il Sud si distacca proprio da questo. Si dice spesso, io l'ho detto spesso nei convegni, quando si è parlato di Sud e del Sud che non ancora è ritenuto una forza trainante del paese. Il paese cammina se cresce il Sud, lo dicono tutti, dagli economisti agli esperti. Poi alla fine questo Sud viene sempre maltrattato, a partire dai treni, la pubblicità non si ferma, si vede al Sud. E tante altre cose, l'assetto viario. Dov'è che è più sviluppato al nord e non al sud? Noi abbiamo bisogno di tutte queste infrastrutture. Tutti lo dicono, poi alla fine siamo maltrattati. Allora, questo brigantaggio, evidentemente, forse faccio un'affermazione forte, ci deve un po' distrattare. Noi dovremmo diventare tanti piccoli briganti, non facendo delle violenze, ma evidentemente credendo fortemente in quelle persone, in quelle cose che ci possono far distrattare. Ecco, questo io credo, e per questo ho accettato questo invito, perché da qui bisogna davvero partire per fare in modo che questo nostro sud possa riscattarsi, perché sino ad oggi purtroppo non è stato possibile. Grazie. Per il suo intervento e anche per l'incisività e la brevità, e passo la parola al sindaco. Grazie dottoressa, io praticamente diciamo che come ogni anno questo è l'appuntamento dove andiamo a fare un tagliando vero e proprio alle attività poste in essere dalle scuole di Casaldoni e dall'amministrazione comunale. Quest'anno con l'impegno proposto dall'amico Pino Aprile siamo riusciti a smuovere, diciamo, qualcosina. Quello che sia alcuni gruppi consigliari in seno alle regioni, sia qualche gruppo all'interno della Camera dei Deputati, ci si è mossi qualche primo passo praticamente per la Costituzione, per istituire un giorno della memoria, per ricordare queste vittime che molte volte sono state per troppo tempo dimenticate, in modo particolare anche nei libri. Nei libri non diamo praticamente un voto, abbiamo riconosciuto
hanno fatto credere ad eroi che probabilmente non lo erano, e di conseguenza i nostri ragazzi nelle scuole, questo continua ancora oggi purtroppo, in alcune classi continua ancora questo, che si dimentica praticamente di quello che è stato il prezzo che è stato pagato dal Sud Italia, da Casalbuni e Ponte Landolfo in modo particolare. Mi preme ringraziare Nicola Bove è un vero e proprio vulcano, spesso ci sono scontri perché capita, diciamo, tra amministrazione, il prologo, il presidente, però è qualcuno che veramente mette il cuore in tutto quello che fa. Casalduni esiste una prologo, esiste un presidente che è veramente qualcosa di straordinario che in altri posti non ho visto. E il segno tangibile di questo è stata la donazione fatta di questo cippo commemorativo. Il Comune di Casalduni ha deliberato in giunta giovedì scorso, ha ricevuto praticamente, perché siamo dovuti intervenire in modo burocratico a mettere a posto tante faccende e anche questa. Quindi abbiamo ricevuto questa donazione che è stata un'idea veramente brillante. Diciamo che da questo schizzo iniziale che abbiamo visto, che hanno fatto i ragazzi del servizio civile, la mattina che è stata montata praticamente la stella, è stato qualcosa veramente di emozionante, non ci aspettavamo fosse così bello e significativo. I due fori vanno veramente a rappresentare quello che questi due paesi hanno subito, due paesi che sono molto vicini, ci sono grandissime collaborazioni in questi ultimi anni. La dimostrazione è che per le prime volte siamo riusciti ad aprire tutte quante le strutture del Comune di Casalduni, ci sono artisti di Ponte Landolfo che hanno esposto al castello, quello che abbiamo visto insieme all'interno della sala consiliare, è stato costituito grazie a Mirko Borrelli all'interno della biblioteca multimediale un museo su due o tre ambienti, su una camera da letto dell'epoca, all'interno di un ambiente che era la cucina. Diciamo, ci stiamo mettendo l'impegno massimo. Un'ultima cosa è quello che sta creando Primo Aprile con un progetto importantissimo. Abbiamo avuto modo di avere qualche notizia di Sud 2.0 a Napoli il 30 di giugno, siamo stati al Teatro Don Bosco e credo che possa rappresentare quel riscatto per i giovani del Sud in modo particolare. E ci auguriamo di continuare con queste manifestazioni per il prossimo anno, con un coordinamento maggiore tra tutte quante le associazioni del territorio. Le associazioni del territorio sono tanti e sono presenti, però diciamo, noi casalduniesi riusciamo a fare una cosa che è particolarissima. Ognuno fa la manifestazione e ognuno partecipa solo alle proprie manifestazioni. Riusciamo a dividerci in modo eccezionale, riusciamo sistematicamente, balla un gruppo folk, vanno i genitori e ballano gli amici di quel gruppo folk. Balla l'altro gruppo folk, ci dividiamo perfettamente, se ti conti quando vai, ti trovi preciso, proprio non sposta nessuno, non si è sbagliato e si trova. Qui dobbiamo crescere, dobbiamo fare qualcosa, e datemi una mano. Facciamo gli spettucci stupidi, riusciamo a farci cose che non si verificano d'altra parte. Forse è quella base di brigante che sta ancora dentro a noi e viene fuori in modo sbagliato. Viene fuori. Grazie a tutti, grazie. Grazie Sindaco, beh, ci vuole un cambio di mentalità radicale, non è semplice, però bisogna lavorare, bisogna credere, bisogna investire e piano piano i risultati speriamo dovranno arrivare per la sopravvivenza poi di tutti, perché il paese appartiene a noi siamo il paese. Spesso puntiamo sempre il dito, no? Siamo abituati a puntare sempre il dito su quella persona, quel ruolo quella persona che riveste quel ruolo istituzionale. Sono scappatoie, siamo noi che dobbiamo crescere individualmente e socialmente e collettivamente. Se lo vogliamo, ce la possiamo fare. Allora, poiché il signor Lombardi ha un impegno, stasera siete tutti molto impegnati, passo la parola al signor Lombardi Antonio, presidente dell'Umpli provinciale.
saluto. Buonasera a tutti, sto fatto in piedi per, anche per rispetto al termine che è importantissimo, veramente sono, questa sera ho ascoltato delle cose veramente toccanti. È così che insieme riusciamo forse a far nascere nei nostri giovani quell'orgoglio dell'appartenenza, partendo da questa storia non conosciuta. Questo Sud che poca, che con, a cui hanno attribuito tante cose cattive, tante cose negative, ma questo Sud che secondo me ha un'anima, ha in sé potenzialità tali da potersi riscattare e assurgere a quel ruolo, come si diceva prima, di guida, di nuovo, di guida della nazione. Noi abbiamo avuto un periodo storico, come diceva la Presidente Mastella, di veramente di guida della politica italiana. Ed è stato un momento favorevole, un momento in cui veramente c'è stato un cambiamento della qualità della vita enorme. Ora dobbiamo, purtroppo, tornando un po' a quello che è stato già collegato, a quello che è stato detto, purtroppo abbiamo la politica che è piena di abusivi, rissosa, che arriva anche a questo, sindaco, cioè delle spaccature stupide, incomprensibili. Invece un po' tutto, ognuno con, nel rispetto dei propri ruoli, delle proprie idee, però tutti a lavorare insieme per lo stesso obiettivo, per la crescita del territorio. Quello che fa Nicola Bove da sempre. Nicola Bove, qualunque amministrazione sia stata a Casalduri, qualunque sia stato il rapporto con l'amministrazione del momento, lui ha sempre lavorato nell'interesse del paese e ha raggiunto risultati eccezionali. E grazie a Nicola Bove, poi ovviamente è venuto in aprile, sono venuti tanti altri, gli scrittori, i ricercatori, ma grazie a Nicola Bove se questa storia tragica degli fatti e del 1861 sono venuti a conoscenza del Sannio in particolare. Saranno 40 anni che Nicola si batte su questo. Perciò l'Umbria e Prologo si cercheranno di e sempre di portare avanti un discorso di conoscenza di quella storia vera, soprattutto a favore delle giovani generazioni, in modo tale che nasca in loro quell'orgoglio dell'appartenenza e quella, anche perché non, un po' di rabbia per poterci riscattare e essere noi protagonisti del nostro sviluppo, del nostro futuro in questa nazione dove purtroppo c'è ancora un gap pauroso, come diceva prima la Presidente Leonardo, di nord-sud, di quelli che non cercano neanche un lavoro, e questo è il dato più negativo. Allora noi come Prologo cerchiamo di fare la nostra parte, sia con i ragazzi servizi civili, abbiamo fatto dei progetti fantastici proprio sul brigandaggio, ultimamente stiamo insistendo moltissimo su questo, cercheremo di portare avanti la nostra azione nonostante purtroppo la politica, le istituzioni, a chiacchiere tutti ci dicono che ci vogliono dare una mano, che siamo importanti, che dobbiamo essere noi quelli di riferimento per poter fare un reale sviluppo culturale, sociale. Poi alla fine le risorse stanno da un'altra parte, quello che è successo, non perché vogliamo fare questo anche, noi non siamo abituati a fare questo anche, siamo abituati anche a mettere in mano le proprie risorse se necessario, però questo non ci sta bene. Speriamo che una politica più sensibile, più attenta a quelli che sono i reali problemi del territorio, insieme, in sinergia, veramente in una collaborazione che abbia come scopo lo sviluppo del territorio, del nostro territorio, riusciamo ad andare avanti e ad andare avanti guardando al futuro con più fiducia, perché quello che sta venendo meno soprattutto nei giovani è la mancanza di fiducia. A noi meno giovani, vorrei usare questo eufemismo, meno giovani, il compito di infondere questa fiducia, noi come Prologo ce la metteremo tutta. La politica, fortunatamente abbiamo anche una politica sensibile, dei veri politici, non degli abusivi, perché ce ne stanno tanti, quelli fanno solo danni, dovunque siano, in politica ne fanno di più. Insieme a quei politici veri cerchiamo di dare una mano a questo nostro sangue e a fare, partendo da quelle che sono la nostra storia, le nostre tradizioni, le nostre radici.
Ancora grazie per quello che Nicola fa, per, non solo per il suo paese, ma per l'intera provincia, per Le Provoco e per Rumbri. E un caro saluto veramente da parte di tutte Le Provoco del Sangue, del Comitato Provinciale, a tutti i casalunesi e ovviamente al sindaco in particolare. Grazie. Grazie al presidente Antonio Lombardi e adesso passo la parola alla scrittrice che è Monica Lippolis, coautrice del libro L'altra storia, un testo scolastico destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, edito dalla D'Amico Editore. Innanzitutto voglio complimentarmi per questa, diciamo, stesura di questo testo, per questa collaborazione, perché effettivamente, come diceva il nostro presidente, nelle scuole la storia è stata sempre studiata dalla parte dei vincitori e mai dalla parte dei vinti. C'è una controstoria che non si conosce e quindi anche a dare la possibilità, attraverso lo studio proprio di fonti storiche che possano mettere in luce fatti diversi che non sono stati mai scritti, è molto molto importante. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, questo testo, che poi è una sorta di dispensa che viene affiancata al libro di testo che i nostri ragazzi usano a scuola, nasce dall'esigenza non tanto di avere ragazzini meridionali più colti, quanto piuttosto di averli più consapevoli oggi di quelle che sono state le loro radici, per farne domani uomini desiderosi di riscatto della propria terra e della propria gente. Noi sin dalla tenera età iniziamo a subire questo senso di minorità, questo senso di inferiorità. Quando nei cartoni animati c'è il personaggio delinquente, il personaggio furbacchione, che accento ha? Quando viene doppiato, ha sempre un accento meridionale, nello specifico campano o siciliano. E i bambini questa cosa la assorbono, non ci fanno caso, non la elaborano al momento, però la assorbono. Poi ci sono i film, e lo stesso accade ogni volta, anche nei film americani, quando viene doppiato il personaggio delinquente, ha puntualmente, quasi sempre, l'accento meridionale. Poi ascoltiamo i TG, e il 96% delle notizie riguardano il nord. Il 4% che ci rimane, per il 90% è cronaca nera, quell'altra piccola percentuale parla di qualcosa di buono che viene fatto al sud. E noi lo assorbiamo e ci sentiamo sempre inferiori, è normale. Poi andiamo a scuola e studiamo la storia del nostro paese. E come la studiamo? La studiamo guardando delle immagini, perché quelle poi sono forti a livello comunicativo. Vediamo Garibaldi, bellissimo, sul suo cavallo, sempre illuminato dal sole, sempre quell'angolatura particolare in tutti i ritratti. E poi nella pagina accanto abbiamo il brigante. Il brigante che viene associato quindi alla gente meridionale, sempre foto in bianco e nero, sguardo torvo. Quindi il ragazzino quando guarda cosa vede? Questi erano loro e questi eravamo noi, e nonostante ci abbiano liberati siamo sempre rimasti un passo indietro. Allora è da questo senso di inferiorità, da questo senso di minorità che ci dobbiamo liberare, perché quando una persona si sente inferiore accetta tutto quello che gli capita, tutto quello che non ha. Noi non ci ribelliamo perché pensiamo di meritarle le cose che non abbiamo. Non abbiamo le strade, non abbiamo le scuole, non abbiamo gli ospedali, non abbiamo nulla che funziona. Ma non ci ribelliamo perché pensiamo di meritarcelo. Non è così. Non è così. E dobbiamo cominciare dalla scuola, insegnando ai ragazzi ad apprezzare le loro radici, a innamorarsi di nuovo della loro terra, a spaccare quei miti e a scrollarci piuttosto quegli stereotipi che ci hanno cucito addosso. E come lo facciamo? Lo facciamo riscoprendo le nostre radici. Allora smontiamo il mito di Garibaldi che con 1000 uomini volontari
Sembra che si siano dati appuntamento su una via al porto di Quarto per partire alla volta di Marsiglia. 1000 uomini erano battati così, neanche, che ne so, 1000 marines, beh, poteva anche starci, no? 1000 uomini, un calzolaio, un farmacista, un avvocato. Sono partiti e hanno messo in ginocchio lo stato premitario più grande, più ricco, più forte. Ma questo non si può più raccontare adesso a scuola. Io non capisco come facciano gli insegnanti, dopo tutte le sollecitazioni e gli strumenti che vengono loro forniti, a continuare a insegnare la storia in questo modo alle ragazze. Noi ai nostri ragazzi dobbiamo dare gli strumenti per andare avanti, per sapere da dove vengono e per poter arrivare a qualcosa. Io ci credo molto, quando mi capita di andare nelle scuole e vedo quei due volti desiderosi di capire, di sapere, so che sto seminando bene. Quando chiedo loro, no, giusto per farmi tastare il polso, no, di quello che vi ho detto, qual è la città più bella d'Italia, la più ricca, la più importante, la più pulita, loro mi rispondono automaticamente Milano. E poi chiedo, è la città più sporca, più brutta? Napoli. Ma quanti di voi sono stati sia a Napoli che a Milano? Su 100, 3, 4. Quindi l'avevano assorbita questa cosa. Se ne erano autoconvinti. Poi vi invito a cercare sul vocabolario il termine borbonico, no? Allora cosa scoprono? Scoprono che per la lingua italiana borbonico significa lento, corrotto, retrivo, retrogrado, inefficiente. Borbonico si riferisce a tutto quello che è appartenuto al Borbone di Napoli, quindi al Regno Borbonico. Il Regno Borbonico ricalca quelli che sono i confini del Mezzogiorno adesso, quindi abbiamo l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Campania e parte del Basso Lazio. Borbonica era la sua gente, borbonici erano i nostri antenati. Con una sola parola hanno offeso più di 100 anni di storia della nostra terra. E la lingua, in uno stato relativamente giovane quale è l'Italia, dovrebbe fare da collante e non fornire i primi strumenti di discriminazione razziale. E questo lo troviamo anche se cerchiamo il vocabolo Napoli scritto con la lettera minuscola. Noi sappiamo che nella lingua italiana la lettera minuscola serve a dare importanza ad una parola e a quello che rappresenta. Quindi utilizzare una parola come Napoli per indicare il scritto con la lettera minuscola, il meridionale delinquente che emigra, anche questo non va bene. E io credo che niente è fatto per caso, c'è sempre un motivo per tutto. Evidentemente conviene che il Sud stia in questa condizione di minorità. Ma non hanno fatto i conti con la gente del Sud, che è una gente che ha le spalle forti per sopportare, ma altrettanto forti per reagire. E dalla nostra abbiamo anche una terra che ci aiuta, perché il nostro cielo azzurro non ce lo possono rubare. Abbiamo un'aria profumata e speziata che solo respirandola ti nebbia, ti mette una gioia dentro. A me accade tutte le mattine e questa non ce la possono neanche togliere. I nostri alberi, i nostri fiori. Io vengo dalla Puglia e i nostri fiori vengono trattati malissimo ultimamente, ma io quando li vedo belli, fieri, con le loro radici ben fissate nella nostra terra rossa, mi sembrano veramente dei fieri guerrieri che sono lì a difenderla, e noi da loro dobbiamo prendere esempio. E lo dobbiamo fare per noi, ma abbiamo un dovere nei confronti dei nostri giovani. Devono avere la possibilità di scegliere se restare o andare, ma non devono essere obbligati ad andare via, devono poter rimanere nella loro. Chiedo scusa, ma siccome di interventi ne ho sentite centinaia e centinaia, nulla togliendo agli scrittori, logicamente abbiamo il rappresentante come veramente un fatto importante fino a prima. Però noi siamo stati a pranzo insieme, io sono felice stasera perché si è sentita una voce. In fondo, tu
tutti i convegni sono un poco ripetitivi. Stasera mi ha fatto piacere, perché veramente abbiamo sentito qualcosa di nuovo. Grazie. Se era una pedagogista, perché l'approccio del suo intervento era anche molto pedagogico, invece mi ha detto che è laureata in legge e si occupa di aziende, quindi è proprio una passione che è scaturita in lei e quindi oltre che una competenza che ha sviluppato con la ricerca che ha fatto, con le ricerche che ha fatto. Bene, siccome il tempo stringe e Sandra deve andare via, allora noi dobbiamo premiare la nostra madrina. Passo la parola al presidente, che al sindaco. Diamo un pensiero per il presidente Ronaldo. In memoria dei caduti agosto 1861, significato le figure del cippo secondo l'interpretazione del donatore Nicola Gome. Il cerchio significa lo stare insieme, come questa sera, il propendere per l'unione, la fratellanza, la socialità. I triangoli, il tendere alla perfezione dall'intesa. L'Italia, il senso di appartenenza, di fede, di amore, di devozione verso la patria. I due fori, Casalduno e Ponte Landolfo, la violenza, la sopraffazione, la distruzione, il dominio. Queste sono queste le interpretazioni del donatore Nicola Bome, sono delle cose molto sentite, quindi anche qui la parola passione, è vero, signora scrittrice, che non so il suo nome, però mi devo fare, Monica, le devo fare i complimenti, è davvero una donna molto appassionata, e noi donne sappiamo che quando c'è la passione, si mette in campo la passione, c'è sicuramente successo. Io vi ringrazio tantissimo, ho avuto molto umilmente a portare la mia presenza, in omaggio a Nicola, ripeto, ma mi avete accolto in un modo così splendido, vi ringrazio tantissimo, ringrazio Casalduno e speriamo di creare una occasione per rivederci e per creare quell'unione che stasera abbiamo buttato le basi. Grazie. La parola per un saluto breve ai nostri rappresentanti che sono qui presenti e passo la parola al signor Maturi, consigliere regionale del CONI, per un suo saluto. Prego. Ringrazio tutti i presenti, gli organizzatori e le persone che riescono a fare comunità, riescono a svolgere un ruolo sociale, di socializzazione in un'epoca in cui avere unite le persone nella creatività e nello sviluppo del proprio territorio riescono anche a provvedere alla sopravvivenza dei residenti, sviluppando dei percorsi economici e di produttività che possono dare ristoro a quelle che sono le nostre necessità, non solo primarie. Non parlo del passato perché è l'unica certezza che noi abbiamo, però mi esorto a vivere il presente. Noi abbiamo delle grandi ricchezze e delle risorse notevoli da poter utilizzare. Io sto anche nel contratto di Fiume che stiamo sviluppando, che è un progetto europeo, che dà la possibilità
a tutte le popolazioni che sono bagnate dal fiume, e noi stiamo facendo il discorso sul fiume Sabato del Calore, e stiamo coinvolgendo anche i GAL territoriali, l'università che è il nostro capofila, per dare qualità al nostro territorio. Mi si diceva una volta: aiutati che Dio ti aiuta. Posso essere d'accordo con le cose che ho ascoltato, però siccome sono uno sportivo, noi non sappiamo mai l'esito della gara quale sia, per cui esorto tutti a entrare in campo, entrare in gioco e porsi in discussione, perché la comunità e la collettività è fatta di ciascuno di noi. Ognuno di noi non può sottrarre quello che è il suo contributo. Io sono da pochi giorni presidente della Commissione Sport per l'Ambiente. Una delle altre 11 commissioni erano le universiadi. Non ho fatto neanche la richiesta di partecipare, di una scelta. E sono presidente invece di questa Commissione Sport per l'Ambiente. Quell'ambiente che noi abbiamo è meraviglioso e che è usufruibile e spendibile. L'interlocutrice, che la dottoressa che ha parlato prima, aveva già ragione. Noi come meridionali siamo stati sempre molto laboriosi, ma io non voglio parlare del meridione d'Italia che è splendido, ma voglio parlare anche della possibilità, dell'orgoglio di poter essere cittadini europei e competere con loro. Con questo pensiero vi ringrazio e vi auguro buona serata. Saluto il signor Maturi, che ci siamo sentiti al telefono, ma ci siamo incontrati tempo fa. Sindaco, noi abbiamo parlato a proposito della pallastrella, del tiro alla fune, manifestazioni che noi facciamo sempre da anni, e logicamente avremo uno scambio di opinioni e di interessi per poter valorizzare ancora di più a casa Bruni questi due sport. E così? Io vorrei dire una cosa. Coloro i quali hanno ancora persone anziane che ricordano quelli che erano i loro momenti di gioiosità, di attività motorie, e che possono recuperare queste tradizioni con il linguaggio, perché appartenere a un popolo, a un territorio, significa anche dare vita a questi ricordi, perché se no sono ricordi così da commemorazione, e non è questo il messaggio da sportivo che io amo lasciare. Ho parlato con il presidente dei sport tradizionali e spero che la pallastrella, come già abbiamo via d'accordi, possa avere un percorso ancora più avanti. Come lo dire la ruzzola che si fa nella provincia di Benevento e che è una dei più antichi giochi, si sa dal 1530. 1530 è un anno particolare anche per Benevento, perché i beneventani capirono che dovevano smetterla di fare le fazioni, quelli di sopra e quelli di sotto, quelli della fragola, quelli del castello, e cominciare un poco a proteggersi stando insieme. E questo è l'augurio che io faccio, l'impegno che prendo perché la pallastrella possa entrare quei giochi tradizionali, e dobbiamo un poco riuscire anche la storia di questi giochi. Grazie a voi tutti. Allora, grazie al presidente Maturi, e passo la parola al signor Fiore Marro, presidente del Comitato delle Due Sicilie. C'è? No, è andato via. Bene. Allora, adesso entriamo nuovamente nel vivo. Forse c'è la signora, sì? Allora, se non c'è Fiore Marro, passo la parola all'imprenditrice Anna Maria Pisapia, che è la rappresentante dell'Unione Mediterranea. Ringrazio dell'invito Nicola, la dottoressa e il sindaco. Ogni anno vengo con piacere a questa commemorazione dove si commemorano i nostri caduti. I briganti non erano altro che dei patrioti,
combattevano per la propria terra. Io l'anno scorso, proprio da qui, da questo palco, lanciai questa, diciamo, questo monumento, questa proposta di questo monumento che è stata accolta sia dal sindaco di Napoli, qualcuno non so se era presente pure l'anno scorso, e quindi c'è stato un po' di freno, ma il monumento ai caduti, così come Nicola mi ha anticipato, quindi c'è questo cippo funerario per i caduti di Casalbugni, io appunto ho lanciato questa proposta di monumento a Napoli per i caduti del regno delle due Sicilie che si batterono appunto contro la conquista del sud del regno delle due Sicilie. Io dico sempre che bisogna fare i conti con la storia, non bisogna mai avere paura della verità. E i conti con la storia li fecero molti grandi, non ebbero paura appunto di fare i conti con la storia. Il duca di Maddaloni, che era deputato al Parlamento italiano, e voglio ricordare che in quel Parlamento italiano il duca di Maddaloni presentò una mozione d'inchiesta dove raccontava di questa depredazione, stupri, violenze, saccheggi, conquista e piemontesizzazione. Quindi lui, che era stato un fautore dell'Unità d'Italia, aveva in realtà capito subito che non era una Unità d'Italia. Tra l'altro nella sua mozione, in un passaggio si legge, poiché è una mozione molto cruda, molto dura e forte, si legge che nel parlare con qualcuno di cui non fa il nome si vede che non vi dice il duca di Maddaloni, quando questa persona gli dice che Napoli sarà peggio, ma noi saremo meglio. Quindi ciò a significare che era iniziata la colonizzazione del sud, non era l'Unità d'Italia. E duca di Maddaloni quindi questa mozione di inchiesta la presentò al Parlamento, ma in realtà non venne mai accettata, mai discussa, venne sdegnosamente rigettata. Lui preventivamente, sapendo, pensando che potesse essere occultata, la diede alle stampe, ed ecco che è arrivata poi ai giorni nostri. Ma ci fu anche un altro grande, oltre duca di Maddaloni e molti altri deputati, scrittori dopo di Maddaloni, ci fu anche un altro grande che era addirittura presidente del Consiglio, ha avuto varie cariche, ministro dell'interno, presidente del Consiglio, ministro del tesoro, insomma, ne ha avute tante di cariche, che era Francesco Saverio Nitti. Francesco Saverio Nitti, nel suo libro Il Napoli e la questione meridionale, parla appunto di colonizzazione, quindi della depredazione del sud a opera del nord. Eppure Nitti aveva, diciamo, una grande onestà intellettuale dalla sua, perché era stato privato del nonno ucciso proprio da Carmine Crocco, cioè dalla banda di Carmine Crocco. Quindi a maggior ragione avrebbe dovuto praticamente tacere di quello che stava avvenendo, quantomeno per un astio nei confronti dei briganti. In realtà la sua onestà intellettuale fu tale che invece raccontò realmente quello che stava accadendo. Quello che stava accadendo, dei briganti che erano i patrioti, che si batterono per quella bandiera, che sta lì vicino al cippo funerario, che non è la bandiera d'Italia, è la bandiera nostra, la bandiera del Regno delle Due Sicilie. Centinaia di migliaia si sono battuti, perché quella bandiera rappresenta uno Stato libero e indipendente, e di questo noi non dobbiamo avere paura. Non è nostalgia, quando si parla di nostalgia lo dicono sempre, esatto, sei nostalgico, no, perché lo fanno per zittirti, per metterti paura, per
metterti a tacere, perché c'è, come diceva Monica, quel senso di inferiorità, quel senso di minorità di cui ha fatto cena, di cui ha scritto il libro dei Romani prima aprile. Quindi quel senso di minorità, quando qualcuno ci taccia di nostalgismi, lo fa sempre per metterti a tacere. Per cui no, la verità non va mai taciuta, deve essere divulgata, deve essere, non bisogna mai avere paura della verità. Ecco, da questa verità bisogna anche pensare che i ragazzi, il futuro dei ragazzi dipende anche da quella verità, come diceva ciò che mi ha preceduto Monica, il futuro dei ragazzi è rappresentato proprio da questa verità. Se non conoscono la loro verità non potranno mai apprezzare il territorio in cui vivono. Le azioni che poi dovranno essere messe in campo bisogna che siano, diciamo, quantomeno in linea con questa storia. E infatti penso che tra poco Peppino ce ne parlerà di questo grande progetto che è Sud 2.0. Quindi tutto è nella direzione dei ragazzi, del futuro dei ragazzi e della nostra terra, e della, ovviamente, della terra libera che pensavano di dover avere i nostri briganti, i nostri patrioti.